Grazie anche alla collaborazione del Ministero della Cultura, data la sensibilità del Ministro San Giuliano che ha sempre manifestato vicinanza alla nostra città. Cerchiamo di cominciare oggi un nuovo percorso che intanto vede la riapertura a Catania dell'ex Monastero Santa Chiara, che noi auspicheremmo chiamare da questo momento in poi Pinacoteca Santa Chiara. Dopodiché la riapriamo con un evento di straordinaria rilevanza, perché nel nostro obiettivo come amministrazione Trentino c'è quello di cercare di spingere verso una nuova forma di turismo, un turismo culturale, un turismo che quindi ha bisogno di elementi di attrattività. Certamente questa mostra di Caravaggio è uno degli step che andremo a compiere. Probabilmente tra poco, spero, non voglio anticipare qualcosa che però non si faccia, ma stiamo lavorando anche per una mostra su Tolkien che attira tantissime persone da tutta Europa, perché dobbiamo essere bravi a sfruttare la nostra posizione geografica che ci consente di essere avamposto del Mediterraneo in un momento di difficoltà per molti turisti nell'andare in Nord Africa. Ecco, noi possiamo spingere i turisti verso la nostra città, ma dobbiamo farci trovare preparati. Naturalmente a contorno di tutto quello che stiamo facendo poi c'è il contesto cittadino che deve cambiare, sta mutando, sta comprendendo il valore del rispetto delle regole, sta comprendendo il valore della sostenibilità della città in termini quindi di circolazione veicolare, dobbiamo noi ridurre l'impatto del traffico, insomma tutto quanto ciò che possiamo fare per promuovere questa nuova cultura valoriale è certamente un passo obbligato e allo stesso tempo un obbligo che noi avvertiamo nei confronti dei nostri concittadini. Questa mostra diventa un ulteriore segno dell'adempimento di questi doveri che noi crediamo di poter mettere in campo per soddisfare le esigenze dei tanti catanesi che ci hanno voluto, ma anche di quei tantissimi che erano perplessi e magari un giorno si potranno ricredere.